cammino, non c'è nessuno che porta avanti proprio. E io vi dico, giovani, prendete per le mani in qualsiasi forza politica dove siete unità. Nelle mani le cose, le regole del paese e portate avanti. E con questo io concludo, perché non lo voglio fare lunga, perché dopo questa breve discussione, dopo faremo, ci sarà un ingresso e abbiamo organizzato, per chi non lo sa, oltre al ingresso, un sorteggio, perché anche queste cose sono di bisogno, un sorteggio che faremo giorno 25 settembre qui nella nostra sede, che abbiamo messo in palio una bicicletta, un forno elettrico ventilato, uno scatolo di vino, di 12 bottiglie di vino stravecchio dal 97, che abbiamo fatto come gruppo parlamentare allora all'Assemblea regionale e come partito dei comunisti italiani in occasione del 79° anniversario della nascita del PC, una promozione di vino e cielicino di Pagino che abbiamo fatto a Palermo all'Assemblea regionale, a Siracusa, a Pagino e a Porto Palo. E perché vogliamo promuovere i nostri prodotti, perché vogliamo portare avanti l'economia del nostro paese. Con questo io concludo nell'augurio e invito a coloro che ritengono opportuno e si vogliono, perché noi abbiamo passato l'anno 2011 senza avere una sede e per cui abbiamo pochissimi iscritti, invito i compagni, i simpatizzanti che si vogliono iscrivere al partito di liberare la tessera per essere presente e partecipare, e nei prossimi giorni faremo un nuovo comitato direttivo della nostra associazione dove porteremo avanti i problemi che ci sono già. Basta pensare al problema acqua, stamattina mi hanno telefonato, purtroppo io per l'impegno che avevo non ho potuto andare, che dove c'è la sede, dalla 6-8 c'erano più di 1000 persone che sta succedendo, perché noi l'abbiamo detto un anno e mezzo fa, abbiamo detto che la privatizzazione dell'acqua avrebbe comportato l'aumento, quantomeno il raddoppio dell'aumento del canone IVA. E questo si è verificato. Noi abbiamo fatto un referendum dove i cittadini in questo referendum hanno detto che l'acqua deve essere pubblica e non può essere data ai privati, però il governo nazionale che dovrebbe fare una legge per regolamentare e per passare l'acqua al pubblico, al comune, praticamente fino adesso non l'hanno fatto. C'è stata la federazione della sinistra, i comunisti italiani, la Costituzione, Italia dei Valori e Forum dell'Acqua, che hanno chiesto al governo nazionale di fare subito la legge per poter passare l'acqua al pubblico. Questo non si sta verificando e abbiamo visto al primo anno quello che si sta verificando, che c'è. Noi nella riunione che faremo il giorno 2 per quanto riguarda l'antenza urbana parleremo anche del problema acqua e vediamo se c'è la volontà da parte dei cittadini di andare a costituire un comitato per rivendicare affinché nel più breve tempo possibile passa l'acqua al comune e non ai privati che aggravano e hanno interesse di aumentare il canone. Sapete come aumentato il canone? Il canone aumentato che prima con il comune c'erano due fasce, il minimo 90 metri cubi e poi da novembre in più. Ora la 6-8 ha creato 5 fasce, il minimo è 20 metri cubi che si paga uguale a 90 metri cubi, poi da 20 a 40, da 40 a 60, da 60 a 80, da 80 a 100 e poi all'infinito.
questo comporta tutto l'argomento che c'è attualmente, e ci sono persone addirittura che ci hanno dato prima un acconto forfettario a 50 euro a persona, e poi ora ci hanno dato 1.000, 1.400, 800, 900 di comparto di gas. Questo si sta verificando, e noi questa battaglia insieme, se c'è la volontà, perché ci devono essere i cittadini, perché ci può essere il migliore dirigente di questo mondo, se non c'è la partecipazione popolare, se non c'è la partecipazione dei cittadini, cari amici e compagni, non riesco a fare. Io posso assicurare quando c'è la partecipazione, nell'80 quando è stato un problema dell'agricoltura a Pavina, abbiamo salvato l'agricoltura a Pavina, il vino. Nell'88 quando c'è stata la manifestazione dell'ospedale, oltre 11.000 persone hanno partecipato, ci sono filmati, manifesti, che uno di quei manifesti è dato per la manifestazione dell'ospedale. Abbiamo visto quando è stata la manifestazione dell'anno Pavino, abbiamo visto tante altre cose, praticamente quando c'era un momento, quando c'era la partecipazione, le cose vanno bene, quando la partecipazione viene, le cose vanno male, male e continuano sempre a peggiorare. Io vi ringrazio a tutti per la partecipazione, sia i compagni, i simpatizzanti, gli amici che hanno partecipato, l'avvocato Pippo Sena, che è il nostro avvocato per quanto riguarda i percorsi della spazzatura, ringrazio un po' tutti e con l'impegno che